Noi siamo molto legati alla capra, siamo molto legati alla capra, ma non solo come Cannalonga. Fervono i preparativi a Cannalonga per l'edizione 2019 della Fiera della Frecagnola, che andrà in scena dal 4 all'8 settembre, organizzata dall'Ente Fiera Frecagnola. Lo scorso 17 agosto si è svolta invece l'iniziativa Aspettando la Frecagnola, con una serie di momenti che hanno visto la partecipazione anche degli amministratori del territorio, che hanno sottolineato l'importanza di fare rete per promuovere tutte le iniziative importanti che si svolgono nel cuore del Parco del Cilento. La capra rappresenta il simbolo di fertilità, di vita, anche e soprattutto perché la piccola capra Amaltea fu quella che nutrì Zeus quando sull'isola di Creta fu relegato in una grotta per sfuggire da parte della madre, per sfuggire all'ira omicida del padre Crono, il quale amava divorare i figli. E quindi la capretta che nutrì Zeus lascia intendere il profondo significato che ha non solo nella storia della mitologia greca, ma anche in quasi tutte le culture e in quasi tutte le civiltà che ci hanno preceduto. Lo stesso Pan, senatore, il dio degli agricoltori e del bosco, era per metà capra e per metà uomo. La carne di capra, a cui noi siamo molto affezionati e che ha portato questo paese alla ribalta, non solo locale ma diciamo regionale almeno, è comunque per noi motivo di vanto. Avere un'identità significa avere anche la forza della tradizione, della storia, però radicarsi in un'identità limitata in un mondo che va e globalizzato, secondo me è una questione assolutamente perdente. D'altra parte, lo sento un minuto fa, com'è possibile che una fiera come Cannalonga, questa attività che attrae, ormai è diventata molto importante, non venga finanziata dalla regione per fare delle attività turistiche? Probabilmente perché forse, scusami Carmine, è cambiato anche a Stio qualche anno fa, abbiamo viaggiato in solitudine. Quest'anno ci siamo messi sei comuni con il titolo proprio Fiera Antica Millenaria, Fiera della Croce, Antica Fiera della Croce, per cui con questo cappello probabilmente abbiamo indotto i governanti a finanziare. Spero che per quanto riguarda invece la cosa della Frecagnola, è stato veramente bruttissimo che non abbia avuto il finanziamento come anche altri comuni, pur avendo la sollecitazione. Dobbiamo unirci, un applauso al CONSAC, al presidente del CONSAC, che guiderà questo progetto della comunità montana già ben conservati. Noi ci siamo sempre con voi, Castelnuovo Cilento c'è e sarà con voi sempre. Grazie.